una tecnica innovativa nell'ambito della chirurgia vascolare per il trattamento delle varici agli arti inferiori tramite ablazione della vena safena interna con la radiofrequenza. È quanto implementato all'interno del reparto di chirurgia dell'ospedale San Pio di Castellaneta, dove il dottor Nicola Amati, medico chirurgo, l'ha già sperimentata con ottimi risultati sui primi 4 pazienti. Si tratta, come detto, di una tecnica mini-invasiva dai molteplici benefici per il paziente in termini di tempo, ma soprattutto di recupero completo, così come spiegato ai nostri microfoni dal dottor Amati e dalla dottoressa Di Mito, direttore di anestesia. Stiamo parlando di una terapia che essenzialmente è abbastanza innovativa perché è basata sulla radiofrequenza, cioè è una ablazione della vena safena interna e quindi delle varici agli arti inferiori utilizzando la radiofrequenza. Fondamentale è lo studio eco color Doppler del sistema venoso agli arti inferiori e la misurazione, la rilevazione dei calibri della vena al di sotto dei 4 mm, no, la procedura non è effettuabile. Qual è l'esito? L'esito è una sclerotizzazione dell'endotelio e quindi una trasformazione fibrotica della vena stessa. Tale principio è attualmente utilizzato peraltro anche nella terapia ablativa delle metastasi polmonari ed epatiche. Peraltro è una metodica diciamo effettuata, che io sappia al momento, al Fazi di Lecce, al Miulli di Acquaviva e alla chirurgia vascolare del Policlinico diretta dal professor Polli. I vantaggi consistono nel fatto che è una procedura percutanea, quindi non invasiva, non c'è anestesia spinale, non ci sono tagli chirurgici, avviene in day service e dopo qualche ora dall'effettuazione della procedura, quindi dopo qualche ora di osservazione, il paziente viene dimesso. Nel nostro ospedale abbiamo già trattato 4 pazienti con questa metodica, con grande soddisfazione degli stessi, e tutto ciò si è potuto realizzare grazie alla disponibilità dell'avvocato Rossi, del nostro direttore generale, nonché del dottor Colacicco, direttore sanitario, e dottor Chiari, direttore amministrativo. Inoltre, grazie anche alla collaborazione del direttore della struttura complessa di chirurgia di Castellaneta, dottor Pepe, e della dottoressa Di Mito, direttore della struttura complessa di anestesia. La novità rispetto agli altri tipi di interventi, cioè l'intervento classico, è che in questo caso il paziente rimane sveglio, viene eventualmente sottoposto a una blanda sedazione. In ogni caso viene sottoposto a visita anestesiologica prima dell'intervento.